Le opere materiali realizzate sotto la sua architettura sono visibili agli occhi di tutti e ritengo che sia questo il luogo e il momento opportuno per ricordarlo. Siamo qui invece per sottolineare il suo impegno pastorale. In questi tempi ricoprire l'incarico di padre non è sicuramente semplice. Vivere, seguire ed affrontare ogni giorno i disagi sociali, dare consigli, seguire attentamente le priorità ed accompagnare i più deboli, come il Salvatore ha sempre sapientemente saputo fare, è la dimostrazione di possedere quei particolari doti chiamati ascolto e comprensione. Sin dal suo insegnamento nel novembre 2005, Don Salvatore ha ammirato la sua azione pastorale verso una crescenza e in particolare quale volta il suo impegno profuso con i bambini, gli adolescenti e i giovani. Sono diverse le realtà di applicazione distinte per fasce di età che coinvolgono dai piccoli alla prima elementare fino ad alcuni giorni, oramai universitari. I giochi in piazza, le conventi, il tempo dell'oratorio, le novelle di Natale, i weekend di classe, le messe nei mesi di maggio, i campi estivi presso il centro accoglienza di San Gerardo, eccetera, 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 eccetera. Sono diverse le realtà di aggregazione distinte per fasce d'età che coinvolgono i piccoli. Questo impegno verso i piccoli ha avuto una grande ricaduta sociale. I bambini di oggi, 10 anni fa, oggi sono i giovani d'antenne. I messaggi che nel quotidiano sono stati solamente ora ci rendiamo conto di un'importante verità, e cioè che un breve non si appartiene, e non appartiene allo sergente, se non per fede e pensando all'esilio di padre Salvatore, non si può non ammirarlo ancora una volta per il silenzio dignitoso con il quale sta preparando il suo trasloco. Un breve in quanto uomo di fede è legato al voto dell'ubbidienza, e Don Salvatore Castrini è un uomo di fede. Padre Salvatore si andrà, ma lascerà in noi che i contesti di volte in un'invaticabile attività pastorale, in un denso cammino di fede e di rinnovamento culturale e sociale. Sono certo che dove andrà sarà apprezzato e stimato così contestato dalla comunità di Pianemonte. Sono altresì certo che la nostra comunità accoglierà il nuovo parroco con rispetto e stima. Voglio concludere il mio intervento rivolgendo a Padre Salvatore. Mi ha telefonato Luigi, che lei conosce benissimo, dove gli ho detto questa sera cosa dovevamo fare in consiglio comunale. E lui, piangendo, e mi ha fatto piangere, mi ha detto fate qualche cosa, parlo col sindaco, fate una menzione di figli, fate la qualsiasi cosa per non farlo andare. Piangendo. E voglio chiudere dicendo, Padre Salvatore, grazie. Non aggiungo altro, grazie di tutto. Per aver dato l'input per salutare e ringraziare Don Salvatore in questo ciclo nostro. Padre Don Salvatore era proveniente da Riposto quando nel novembre del 2005 era da Piedimonte Terminale. Il comune per saltare l'evento e dargli il benvenuto gli ha dedicato la prima pagina del trimestrale di Piedimonte Terminale Notizie, oltre a diverse pagine interne del trimestrale stesso. Nessun ministero pastorale ha dedicato tanta energia per i giovani piemontesi, facendoli socializzare e facendoli crescere con sani principi. Ai meno giovani ha dedicato particolare attenzione. Si vuole, tra l'altro, ricordare le gite organizzate e l'istituzione di momenti di fraternità settimanali. Nel locale. Dobbiamo anche riconoscere che ha fatto funzionare il centro di accoglienza del santuario della città, ha varcato i confini locali. Cioè... Forse un po' di me, abbiamo tanti ricordi, a partire dai campi che poi sono diventati il Crest, perché eravamo troppo ribelli, dei campi che abbiamo prima frequentato da partecipanti per poi diventare animatori, dei campi che ricorderemo sempre con nostalgia ma anche con spensieratezza e certamente con un sorriso. Io penso di parlare a nome dei giovani presenti nel gruppo creato da Ponte Padre Salvatore. Sicuramente a settembre saremo tutti un po' più adulti, ci sentiremo tutti un po' più adulti. Il distacco può essere soltanto per sé fisico, nemmeno perché andiamo così lontano, purtroppo. Niente, io la ringrazio in nome mio e dei ragazzi per quello che ha fatto. Il problema è miracoli,
non so che è difficile che possa avvenire, però uno ci tenta, non è che non ci tenta, tant'è vero che noi, come lei ben sa, volevamo andare dal vescovo, lui non ci ha ricevuto, eravamo già una delegazione di persone, lui non ci ha voluto ricevere, ma questo non vuol dire che uno si deve fermare, assolutamente, deve comunque continuare a picchettare tante volte, fino a quando magari, non lo so, magari ci sarà un'illuminazione, eccetera, perché i meriti suoi li conosciamo tutti, soprattutto io li conosco troppo bene. Non mi voglio emozionare perché non voglio nemmeno emozionare lei. I ringraziamenti mi associo a tutto quello che hanno detto i miei colleghi, ma mi spera di più perché sono arrabbiata di questo. E che praticamente capisco che il potere della Chiesa non ha niente a che vedere col potere politico. Però io speravo veramente che da parte della comunità di Piedimonte, nella persona dell'amministrazione, ci fosse veramente un qualcosa in più rispetto a quello che... Effettivamente il consigliere Felice Belfiore ha preso l'iniziativa di fare questo consiglio comunale portando all'ordine del giorno questa cosa, anche se io ancora per me sono discorsi belli, certamente meritevoli, perché effettivamente lei merita, non questo, merita molto di più, ma questo non, mi sembra un addio, e io per me non è un addio, esattamente. Per me lei ancora è qua, rimane sempre qua, rimane nei nostri cuori, non ha importanza, perché quando si vuole bene si stima una persona veramente, anche non parlando si trasmettono i sentimenti, e io non ho voluto preparare niente perché i miei sentimenti nei suoi confronti sono molto forti, lei lo sa, voi sapete che io quello che penso dico, e siccome io le cose alle spalle non le voglio dire, ma le dico così apertamente per quello che effettivamente sento, come sto dicendo che per me Padre Salvatore questo non è un addio, non deve essere un addio, sono parole bellissime, meritevoli, ma non deve essere questo. Per me oggi Padre Salvatore è qua insieme a noi, insieme a spostare il parroco e portarlo a Piedimonte e spostare le aree cereali. Se si doveva lasciare la parrocchia libera, mandavano padre Mario in un'altra parrocchia. Lei gentilmente, col suo veramente voto di obbedienza, ha cercato di dissuaderci in tutti i modi, è stato troppo buono, ha dimostrato ancora una volta la persona che lei è e il valore che lei ha proprio come persona. Ma noi non demordiamo, forse molto probabilmente lei riceverà dei rimproveri da parte di qualcuno. Però come ho detto prima, io mi auguro che non ci sia una mano sotto, perché se questo si verrà a sapere, ci sarà la conferma, certo che le cose non finiranno così, perché cioè il vescovo quantomeno doveva riceverci e dire guarda, perché la motivazione della cena sta in piedi, anche perché se si fa per tutti, non si fa solo per alcune parrocchie ed altre no, perché certi preti stanno lì 20 anni, 30 anni, altri no. E allora io voglio capire, ecco perché oggi non voglio che sia un addio Padre Salvatore. Giorno dopo giorno dobbiamo noi aspettare che succeda qualcosa, ma non succede niente, va bene, ma noi ci speriamo, perché i miracoli esistono e se ci crediamo fortemente, comunque i ringraziamenti, quelli ci sono, ci saranno sempre. Anche se per caso non ci sarà qua lei a Piedimonte fisicamente, ma sicuramente ci saremo sempre col cuore, con la mente e con tutto. Lei non, a Cereale non è lontano, Piedimonte è vicino, e quindi scusate per il mio sfogo, scusatemi. Grazie Padre Salvatore, di tutto, veramente di tutto. Grazie consigliere. Lei ha due grandi doni, che è quella dell'obbedienza a Dio e quello del grande amore che lei ha dentro, che riesce a trasmettere. Purtroppo questo dono non ce l'hanno tutti, Padre Salvatore, il dono dell'amore, un'intera comunità, intere famiglie, intere giovani di tutte le età, di tutte le fasce. Vada sempre avanti così, il dono dell'amore purtroppo non lo possono avere. Grazie Padre Salvatore. Ci siamo stati, bello.
voler, la nostra vita è quella del parroco che ci segue e sottolinea con le cerimonie tutti gli eventi importanti della crescita dei giovani e dei meno giovani. La comunità tutta è di fedele, ancora di più, a malincuore. Rinuncerebbero solo se costretti ad una persona cara, così come lo è stato Padre Salvatore. Sempre attivo, con tutti i mezzi a sua disposizione, finanche l'uso delle nuove tecnologie di comunicazione. Un parroco moderno e dal passo coi tempi, che in poco tempo è riuscito ad aggregare i giovani fin dalla più tenera età ed a seguirli nella crescita morale e civile attraverso una formazione sì religiosa, ma anche di gioco, di svago, di divertimento e se vogliamo anche goliardica, che a quell'età non guasta, distogliendo gli stessi dalle tentazioni che la società di oggi così variegata offre. Riteniamo noi, come gruppo del Piedimonte, in questa sede non abbiamo nessunmente né altra possibilità per incidere sulle scelte operate dalla Chiesa, che possiede un ordinamento autonomo. Possiamo non condividerli, senza però la possibilità di incidere. Possiamo solo sperare in un ripensamento. Pertanto non resta che augurarci una riflessione positiva da parte di chi di dovere, che è ciò che tutti desideriamo. Diversamente, Don Salvatore Piedimonte Ateneo, è un grande onore, un grande piacere, ma è anche un compito arduo, perché oggi noi siamo qui chiamati come consiglio comunale, come consiglieri, come amministrazione, a giudicare, che è come se volessimo giudicare un atto definito dal potere ecclesiastico. Noi tutti conosciamo Don Salvatore, noi esprimiamo il nostro grande, vivo ringraziamento per tutto ciò e per l'opera che egli ha proposto, ha attuato durante questi 13 anni di sacerdozio e di morte. Ma non possiamo non tenere conto che egli è parte della Chiesa. Noi come amministrazione dobbiamo rispettare anche la suddivisione dei poteri. Egli ha espresso un voto di obbedienza alla Chiesa che sicuramente richiederà, e noi oggi faremmo torto come amministratori al nostro ruolo, forse non concorreremo bene ai suoi futuri successi e al successo di chi prenderà il suo posto se non ci astenessimo da commentare ulteriormente questo grandissimo atto che il Vescovo Sua Eccellenza ha voluto prendere. Noi come consiglieri di Uniti per il Cambiamento abbiamo ritenuto opportuno, come sintesi di questa posizione, esprimere e proporre al Presidente del Consiglio, al Sindaco, quanto vi vado a leggere. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Uniti per il Cambiamento, con la presente, avendo appreso la notizia del trasferimento in altra sede del nostro arciprete, Don Salvatore Castelluti, che per ben 13 anni ha svolto il proprio ministero sacerdotale nella nostra comunità, con riconosciuti, evidenti, positivi risultati, la cui ricaduta di valori umani e sociali ha avuto e sicuramente avrà un segno nel futuro della nostra comunità, esprimiamo sinceri e affettuosi ringraziamenti per il prezioso ministero sacerdotale fin qui svolto e, come segno tangibile di riconoscenza della nostra comunità, non appena se ne presenteranno le condizioni e nei modi e formalità di rito, ci pregeremo proporre al Consiglio e all'amministrazione pro tempore il conferimento della cittadinanza onoraria. Grazie Don Salvatore.
e auguri di tanto successo a lei e alla Chiesa che lei degnamente rappresenta. Nel prendere la parola e rivolgermi al padre Focodore, è un dispiacere che è cresciuto e si è moltiplicato nell'ultima mezz'ora, durante quella quale ho sentito parole che non avrei mai immaginato potessero essere pronunciate in seno ad un consiglio comunale di fronte ad un parroco. Ed è forse il tempo che la comunità tutta abbia chiara, perché è giusto sottolineare, caro padre Salvatore, come oggi sia stato mancato di rispetto alla tua persona e sia stato mancato di rispetto alla Chiesa tutta, perché in maniera più o meno velata il consigliere Belfiore, in maniera, devo dire, come a quale appartiene, in maniera più schietta il consigliere Catanzaro, lascia intendere che ci sarebbero dietro questa decisione del Vescovo manovre di potere. E siccome i poteri in gioco oggi sono due, il potere politico ed il potere ecclesiastico, e la scelta influenzante è stata adottata da quest'ultimo, non resta che pensare che in questa vicenda ci sia stato un intervento della politica. Già solo dire questo fa torto alla persona di padre Salvatore, perché si lascia intendere che il nostro amato parroco abbia tenuto comportamenti tali da giustificare in chi oggi amministra iniziative volte ad ottenerne lo spostamento, cosa che è radicalmente falsa e cade e viene contraddetta proprio dalle parole che sono state pronunciate, parole di ringraziamento e di riconoscimento di meriti di padre Salvatore. Ma soprattutto una cosa che mi lascia veramente sgomento è come di fronte al parroco di Piedimonte e Penneo si possa mettere in discussione l'autorità del vescovo, quel vescovo che tutti quelli che vengono a messa ringraziano durante ogni celebrazione e che oggi viene messo in discussione come persona eventualmente disponibile a prestarsi a giochetti di misero potere terreno. E di questo io voglio scusarmi con lei, e di questo mi scuserò formalmente con il nostro vescovo, che giammai è stato raggiunto da alcuna sollecitazione da parte dell'amministrazione comunale per il semplice fatto che non c'era alcun motivo di chiedere lo spostamento di padre Salvatore, che sa benissimo che qualora si è presentato l'occasione il sindaco non ha mai lesinato parole di apprezzamento per l'attività svolta nel nostro e anche questo deve fare riflettere la comunità, come si riesca a strumentalizzare anche una vicenda che in moltissimi noi piedimontesi sta determinando un disagio, che è un disagio fortissimo, ma pur di raggiungere l'obiettivo non c'è nessun tipo di remora a mettere in discussione questo. Caro padre Salvatore, te lo voglio sottolineare oggi, al tuo cospetto è stata messa in dubbio l'autorità della Chiesa, Chiesa della quale tu degnamente e nel modo migliore fai parte, e quindi io ritengo doveroso respingere al mittente ogni illazione, respingere al mittente, perché di queste voci ne sono state messe in giro parecchie ad arte. Però i romani dicevano che l'excusatio non vedite, un'accusatio manifesta, e siccome noi non ci sentivamo toccati da queste voci, abbiamo preferito, come ti ho rappresentato e come tu mi hai chiesto, di mantenere il silenzio di fronte a questa vicenda, perché ogni tipo di attività ti stava creando disagio nei confronti delle autorità della Chiesa alle quali tu devi rispondere. E noi, con il rispetto che abbiamo avuto sempre nei confronti della Chiesa, abbiamo deciso di tenere un profilo basso questa vicenda, tenendo all'interno del nostro cuore
i sentimenti se ti ringrazio. Io ricordo che quando sei venuto qua a Piedimonte lo sgomento è stato pari e ti ringrazio. Ribadirò i ringraziamenti, come ho già avuto modo di anticiparti, il 31 luglio durante la messa in onore del nostro Santo Patrono, che per me è il momento nel quale, come ho sempre più volte detto, la nostra comunità si riunisce, e in quella sede esterrò quella che l'idea che ti dà l'amministrazione comunale, che non può che essere l'idea di un grande uomo che a Piedimonte ha fatto tantissimo e lascerà un grandissimo ricordo. Non mi riferivo al discorso dell'amministrazione che abbia fatto qualcosa per mandare via Padre Salvatore. Questo io non mi riferivo assolutamente a questo, né ci ho pensato. Ma era chiaro questo, e quindi il sindaco non doveva dire questo. Sono stato zitto e quindi non mi sono mosso nei confronti del vescovo per una questione di rispetto. Deve anche pensare il sindaco che è il primo cittadino, e se i cittadini hanno manifestato questa secondo me avere il potere di prendere in considerazione era chiaro, il suo concetto era chiaro, solo questo volevo dire, sì, ma non voglio che si pensi che io ho voluto dire che è stata la ministra, era chiaro, siete stati troppo buoni nei miei confronti, nel senso ci sono molti limiti, molti difetti, ho fatto molti sbagli e questo lo riconosco. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che devo dire è che ho lavorato molto, gli ultimi anni ho allentato molto, ecco questo devo anche riconoscere e chiedere scusa, non dico qua, ho poi il 16, per diversi avvicendamenti ho allentato molto, quindi potevo fare molto di più. La seconda cosa era questa. La terza cosa, non penso che ci sia da scusare, nel senso quello, le persone che avete parlato questa sera avete parlato col cuore, ecco, secondo me anche, e a volte col cuore magari si dicono delle cose a volte esagerate, ecco. Questa vicenda bisogna leggerla nell'ottica della fede. Allora c'è stato il vescovo e allora uno se la potrebbe anche prendere, anche se un cattolico non dovrebbe discutere ciò che dice il vescovo, ma non significa che neanche un cattolico debba abbassare la testa senza dimostrare, la dimostranza è giusta. Ma qui entra in gioco la fede. E credetemi, non c'è nessuna, neanche la motivazione che il vescovo deve spostare dopo 10 anni, perché lui vuole seguire questa direzione. C'è una volontà di Dio, poi io credo fermamente, è giunto il momento di lavorare altrove. Lavorare altrove, ho lavorato qui per molti anni, ci sono dei ragazzi me migliori di Vanessa che potranno fare gli animatori, che sosterranno l'attività. Non sto morendo, nel senso che rimarremo uniti. Io ecco, girando, pensavo con tutti voi abbiamo avuto dei legami effettivi, ecco, più o meno, con chi più e chi meno, abbiamo percorso insieme una storia, anche nei momenti a volte del dolore. Quindi dobbiamo accettare in questo senso, è un atto di, cioè un atto di fede. Ora, io però, ripeto, non mi lamento, cioè non critico che ha scritto le lettere al vescovo, anche magari criticandola, perché vedo un segno d'affetto, anche se a volte dell'amore c'è un roba critica che dice si dicono insane parole, improvatori. Cioè, nell'amore si dicono insane parole, a volte magari si perde, nell'amore si. L'affetto si possono anche dire cose sbagliate, quindi bisogna accettare in questo senso. E il Signore ha voluto così, io ci credo nella volontà di Dio, non perché anche adesso possono sbagliare, anche adesso possono anche non fare la volontà di Dio, questo è possibile, ma qui vedo la volontà di Dio per tante situazioni che non sto qui a dire. Certamente il distacco per me è tremendo, il fatto che mi è stato detto 3 mesi prima, per me io sto vivendo una lunga agonia. Ecco, questa agonia terminerà quando il 16 settembre faremo il saluto e sarò definitivamente lì ad accettare. Cosa dirvi? Una cosa la volevo dire però. Anzitutto, in questi anni ho sempre collaborato con l'amministrazione,
tutti i locali a disposizione, sempre la massima disponibilità, questo lo volevo ribadire. Mi dispiace se magari qualche amministrazione abbia frainteso, tipo che io patteggiavo per un'amministrazione insieme per l'altra, mi dispiace che a volte i miei post su Facebook siano stati fraintesi come se io patteggiassi contro un partito politico o l'altro, eccetera. Io non è vero niente di tutto questo. Ecco, una cosa, un sogno ce l'avevo, un sogno ce l'avevo, e ancora spero che si realizzi con un nuovo parroco. Vedere almeno una volta l'anno Giovedì Santo, oppure anche nel modo di fare politica, non so, può essere che la politica, può essere che la politica non la vedrò mai, può essere anche questo. Però, secondo me, qui, in questa sede, vi potete magari battibeccare, ma fuori da questa sede, potete essere amici. Non si può fare tutto un tutt'uno tra la vita e la politica. Noi possiamo essere acerrimi amici in politica, ma nella vita essere grandissimi amici. Secondo me questa è una cosa in cui il nuovo parroco dovrà ribattere. Questo è che mi sbaglio, Ho avuto questa impressione, che non si riesce a distinguere la politica dalla vita. Nella politica non possiamo essere oppositori, ma nella vita non possiamo essere oppositori. Tu non fai parte del mio schieramento, quindi alla festa che organizzo tu non ci vado, oppure non ti saluto, e viceversa. Questo secondo me, ripeto, mi auguro che sia soltanto l'impressione. Resta però il sogno, che forse solo una volta si è realizzato, di vedere tutta l'amministrazione, consiglieri e opposizioni, venire a oratorio e fare una bella cena insieme. A volte è successo, però non con tutti. Ecco, allora io ho capito che non si distingue, perché un invito dell'amministrazione, del consiglio, un invito dei membri del consiglio a partecipare a un momento conviviale dove incontriamo i seminaristi di Roma per stare insieme e mangiare insieme, non penso che questo leda il fatto di essere di uno schieramento o dell'altro, o che questo possa portare a indebolire uno schieramento o l'altro. Ecco, questa è l'unica cosa che tra virgolette riprova l'amministrazione, sbaglio sempre questo tempo, voglio dire il consiglio, al modo di fare politica, quindi non so gli altri paesi, perché questo è il primo paese, vi assicuro che questo paese resterà nel mio cuore, perché la mia parrocchia, la mia prima parrocchia, è il paese dove sono nato, mio padre era di Piedimonte, e mi ha trasmesso i principi dei piedimontesi, ho capito mio padre dopo che sono arrivato a Piedimonte, e quindi resterà sempre indelebile questa parrocchia, la mia prima parrocchia, i legami restano oltre, e quindi andiamo avanti. Fate finta che sia un figlio che sta andando, un figlio di Piedimonte, che va a prestare un servizio, a donare il suo tempo in un altro posto. Questo non so se devo aggiungere altre cose, perlomeno. Grazie a tutti gli interventi. Non ritengo che sono interventi perché ho visto l'affetto che avete manifestato anche con Fabio, anche se oggi ho scritto su Facebook. Adesso fermiamoci però, perché basta. Beh, se veramente crediamo nel miracolo, significa che Dio deve intervenire, ma secondo io penso che proprio conto di Dio, capito questo passaggio. Fermiamoci, abbiamo avete già manifestato l'affetto, con lettere, cose. Adesso basta, non è inutile insistere, anche perché, ripeto, il vescovo ha fatto questa scelta, non può tornare indietro, ma non per orgoglio, ma perché secondo me ha letto in me la persona giusta per andare in quel posto. Grazie ancora di cuore a tutti. Grazie.